Ciao a tutti, sono Alina Makeup e in questo video voglio mostrarvi come definire e truccare le sopracciglia sottili in modo naturale. Come potete vedere, le mie sopracciglia al naturale sono molto sottili e verso la fine potremmo dire anche quasi rade. E in questo tutorial, appunto, voglio mostrarvi esattamente la mia tecnica per creare un bellissimo effetto riempitivo naturale mostrandovi i prodotti giusti. Come prima cosa vado ad applicare un po' di correttore per nascondere un tatuaggio microblading che ho deciso di non ritoccare più perché mi piace disegnare le sopracciglia da me e dare la forma che più mi piace. Quindi sfumo bene il correttore e successivamente lo vado a fissare con una cipria trasparente e molto sottile. Le matite per le sopracciglia, che in genere preferisco per disegnare la forma, hanno una mina molto sottile che è essenziale per essere più precisi. Con la matita Brow Wiz di Anastasia inizio a pettinare le sopracciglia all'insù, dopodiché vado a dare la forma al mio sopracciglio. E con tocchi molto leggeri inizio a dare una forma e a riempire i buchetti. Pian piano salgo e porto il disegno verso la parte centrale del sopracciglio, che mi indicherà la direzione della parte finale mancante, e ovviamente bisogna esercitarsi un po' prima di trovare la propria forma. Io consiglio di seguire l'andamento naturale della linea inferiore e quella della linea superiore del sopracciglio, accentuando la parte più alta e riempiendo tutto il perimetro realizzato. Successivamente utilizzo questa palette di ombretti per sopracciglia e un pennellino angolare. E dopo aver creato una mescolanza di colori simili ai miei naturali, vado a fissare la matita e a riempire il sopracciglio in maniera ancora più naturale. Come potete vedere, si tratta di riempire sì, ma nello stesso tempo si tratta anche di creare una sfumatura graduale e veritiera al sopracciglio. Nella parte iniziale inizio a poggiare in orizzontale le setole del pennello per creare un inizio di sopracciglio più in avanti, dato che a me manca. Quindi vedete voi se a voi sta bene. Con il pennellino della cipria vado a pulire lì dove c'è stato il fallout degli ombretti. Ora, volendo, potreste fermarvi anche qui quando non avete tempo, ma personalmente quest'ultimo step rende le sopracciglia ancora più naturali. Con il Brow Pot in crema, dopo averlo reso più liquido perché mi si era seccato troppo, e con l'utilizzo di un super pennello sottile da pittura che trovate dove ci sono appunto gli articoli da pittura, inizio a realizzare dei peletti naturali partendo dall'inizio del sopracciglio fino a crearne anche sulla coda, e lì dove appunto voglio dare l'effetto di un sopracciglio proprio realistico. Ultimo step, uso il gel per fissare i peletti veri del mio sopracciglio e questo è il mio preferito perché va anche a colorarle leggermente. E questo è il risultato finale, guardate il prima e il dopo. Pazzesco, vero? C'è un ultimo step che potete anche saltare volendo, ma per un risultato più definito vado appunto a pulire e a delineare la forma con un po' di correttore e con l'aiuto di un pennellino sempre molto sottile. Step facoltativo, ma che a mio avviso fa la differenza. Voi che ne dite? Fatemelo sapere nei commenti. Ora, finalmente, ultimissimo step, vado a fissare il correttore con la stessa cipria di prima. E niente, questo è il risultato finale. Spero davvero che il video tutorial vi sia stato utile e che vi abbia dato qualche spunto o dritta in più su come rendere le vostre sopracciglia più belle. Grazie per aver seguito il tutorial e ci vediamo al prossimo video. Ciao!